Presentata al Palaverde di Lancenigo la nuova stagione di Moco Volley Summer Camp. L'attività estiva, promossa e fortemente voluta dai Moco Volley, con novità importanti ed un programma ancora più ricco. Oltre al classico appuntamento di Bibione, lo staff gialloblu amplia l'offerta alle coste del Cilento, ad Agropoli, e nello splendido scenario dolomitico di Brunico, in Alto Adige. Sempre, penso di ripetermi ormai fino alla noia, che la Serie A è la copertina di un bellissimo libro che sarebbe privo di contenuti se non ci fosse l'attività giovanile. E quest'anno, per la prima volta, abbiamo deciso direttamente di organizzare anche i camp estivi, dando la possibilità a tante ragazzine, a tanti ragazzini di praticare la pallavolo in un ambiente sano, in un ambiente bello, nelle cornici più belle della nostra bellissima Italia. Faremo il camp in Cilento, quindi ad Agropoli, poi continueremo a Bibione per concludere poi a Brunico, dove ci sarà anche un master camp, un vero e proprio stage di alta specializzazione, non solamente per i ragazzini. Come vi hanno anticipato Simone e Piero, è un'attività estiva che porterà il marchio Moco Volley a lavorare dall'Alto Adige, appunto da Brunico, nel Veneto, che è comunque la regione dove è nata e ha i suoi investimenti, ha iniziato il Moco Volley, ma anche in Meridione. Il Meridione è una scommessa, ma è una scommessa che penso e spero che sarà vinta, perché nella mia, io ho tanti anni che organizzo camp e purtroppo il Meridione è sempre stato un po' abbandonato da questo punto di vista. Non ci sono realtà importanti di pallavolo professionistica che investono su questo territorio. Ci tengo tantissimo a ringraziare anch'io CRAI e a ringraziare tutti gli sponsor che ci stanno aiutando, perché non vi nascondo che una cosa importantissima per l'organizzazione di questi camp è mantenere comunque le quote di partecipazione non troppo alte. Ad un progetto del genere ovviamente CRAI non poteva esimersi dal dare il proprio contributo a coronamento di un percorso iniziato qualche anno fa, dove tuttora CRAI sponsorizza la nazionale italiana maschile e femminile e tutte le giovanili. Dall'anno scorso, proprio territorialmente, abbiamo dato il nostro piccolo apporto alle Pantere con enorme soddisfazione. Chiaramente coronare e finire il sogno di un progetto così importante, come è stato ben spiegato, non potevamo dire di no.